Ciao, siamo la classe seconda B Turismo dell'ITCG Einaudi di Todi. Prima di introdurre il nostro progetto, vi presentiamo la nostra scuola e la nostra classe. L'obiettivo della lezione e dell'approfondimento con il compito in realtà è quello di riscoprire il tracciato della via Merina a livello turistico, di proporlo come un'attrattiva turistica minore del nostro territorio, ma non minore perché sia meno importante di altre, quanto perché è molto spesso sconosciuto. Non solo è un tracciato viario, ma comunque questo tracciato viario possiamo ammirare, possiamo notare parecchie testimonianze storiche. Dimmi. Il percorso è facilmente raggiungibile. Allora, non è facilmente raggiungibile da un pubblico di massa, cioè non ci si può arrivare con il pullman, ecco, quindi il pullman no. E quindi si offre questo prodotto a una nicchia, diciamo, di mercato, persone che prediligono un cammino a piedi o in mountain bike o a cavallo, perché arrivare lungo l'Arnara presenta, ci si può andare o con un po' di strada oppure a piedi, quindi certe fasce di utenza di pubblico sono, diciamo, da escludere. Gli anziani, il turismo residenziale che fa la città d'arte non va bene per questo tipo di turismo, però per i giovani, per chi predilige l'aria aperta e contatto con la natura, è un turismo senz'altro da consigliare. E quanto è lungo questo tratto? Dunque, la via Merina, cioè il tratto che noi consigliamo da Todi alla Meja, sono circa 19 km, però se ne possono percorrere delle tappe, 5-6 km, e ci sono anche dei luoghi di sosta lungo il percorso, dove si può soggiornare, magari dormire, tipo agriturismi, ma anche un antico ospedale a Pasciano, ce n'è anche un altro più avanti, è un luogo di sosta per gli andanti, dove un campeggiatore può tranquillamente sostare, quindi con poca spesa si può alloggiare in queste strutture. Ce ne sono anche ad Amelia, sono strutture a basso costo, e poi ci sono agriturismi. Oppure, se avessimo una fascia di pubblico più elevato, potremmo proporgli delle residenze d'epoca, delle country house che ce ne sono nella zona, e un percorso diverso con una guida escursionistica, con i cavalli, e quindi una fascia di pubblico diversa. Il progetto di riscoprire itinerari artistico-naturalistici minori del nostro territorio nasce dalla necessità di valorizzare aspetti sconosciuti della nostra cultura, come piccoli borghi, castelli, testimonianze archeologiche e ambienti naturali incontaminati, da proporre come mete alternative per una fascia di utenza differenziata rispetto agli standard dei gruppi di turisti che prevalentemente vengono in Umbria attratti dalle città d'arte o da mete religiose. Thank you.
Lungo il torrente Arnata sono ancora presenti molti mulini d'acqua, frutto di un'economia e una realtà produttiva legate all'agricoltura. Tra questi, il mulino Olivieri è ancora efficiente e potenzialmente funzionante, anche se non più utilizzato. Sono presenti macine per la molitura dei cereali e delle olive, e vi sono ancora le antiche misure di capacità per cereali dello Stato Pontificio, come ad esempio quartenghi, tinelli e quartucci, e quelle per la misurazione dei liquidi, ovvero barili, boccali e fogliette. Dietro al mulino si trova ancora il bacino di raccolta delle acque, che venivano poi convogliate sulle pale idrauliche per far muovere le macine. Proponendo questa passeggiata, creiamo un modello di turismo sostenibile. Il turismo sostenibile è una forma di turismo che soddisfa i bisogni del viaggiatore, ma allo stesso tempo soddisfa anche i bisogni del Guarda, dalla territorio. parte storica, la via Merina era un'importante via romana che collegava Veio con Ameria, l'attuale Amelia, e proseguiva verso Todi. La via Merina venne aperta nel 240-241 a.C. dal Dal censore punto di Cat vista naturalistico, la via Merina possiede molte zone interessanti. Nel percorso della via Merina troviamo zone molto interessanti dal punto di vista naturalistico. Nei boschi la vegetazione è prevalentemente costituita da querce e le specie più diffuse in questo territorio sono il cerro, che si alterna con la roverella, il carpino nero e il carpino bianco. Il territorio è attraversato dal torrente Arnata, che nasce da Acqua Sparta. È lungo circa 20 km ed è un affluente di sinistra del torrente Naia. Lungo il corso d'acqua troviamo principalmente il pioppo nero e nel sottobosco troviamo comunemente piante come il prugnolo, il corniolo, il biancospino, la ginestra, i rovi e la rosa canina. All'interno del bosco, protetti dalla luce diretta del sole, crescono il pungitopo, l'asparago, l'agrifoglio, il ginepro, il bosso e vari tipi di felci. Troviamo anche primule, viole, anemoli, pervinche, ciclamini e specie rare come l'orchidea selvatica. Dal punto di vista della fauna abbiamo il passero, l'allocco e il gufo. Ed oltre alla faina, l'istrice, il cinghiale, il tasso e la volpe, non è raro incontrare vipere e serpi. Nei corsi d'acqua sono presenti specie come il gambero di fiume e pesci come la trota. Questa pianta, dai suoi semi si può ricavare, un olio ricco di acidi grassi che sono essenziali per noi. Già da circa 400 milioni di anni ed è per questo che è riconosciuta come relitto dell'evoluzione delle piante terrestri. È una pianta molto particolare perché, è originaria delle regioni temperate come il Nord America, l'Europa e l'Asia. È una pianta molto utile perché d'estate si possono usufruire dei suoi fusti sterili. Il rovere è una pianta che fiorisce generalmente a maggio e i suoi frutti sono le ghiande. È una pianta che diciamo, sopporta la siccità estiva e gli inverni rigidi. Allora, il ginepro è una pianta rustica spontanea a portamento arboreo o arbustivo, a seconda degli ambienti. È una pianta a foglie persistenti, aghiformi, appiattite e molto appuntite e pungenti.